Vittoria e primato, anche se in coabitazione, per il notaresco che si sbarazza nella ripresa del Vastro Girardi con un perentorio 4-1. Massimo Epifani dà fiducia nuovamente a Mattia Pampano dopo l'ottima prestazione sfoderata a Nereto. A centrocampo out Lovisa, si ferma anche Massetti, al suo posto in campo va Blando. Il tecnico rosso-blu cambia anche in difesa, dove a far coppia con Speranza c'è l'argentino Petruzzi, mentre in avanti è Maio a spuntarla su Gassama. In casa Vasto Girardi mister Prosperi si affida a Cunzo e Guadalupe in mezzo al campo, mentre a formare il tridente offensivo ci sono Salatino, Ametai e Guida. Dirige il fischietto campano Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia. Bene l'approccio alla gara dei padroni di casa, che al quinto hanno subito l'occasione per sbloccare la partita con Valenti, bravo a divincolarsi al limite dell'area di rigore, ma la sua conclusione si ferma sul palo alla destra di Carriero. In ripartenza arriva anche una timida risposta dei molisani, con Secondo che prova ad imitare Valenti, conclusione oltre la linea di fondo. I padroni di casa, quando si affacciano dalle parti di Carriero, sono pericolosi, come nell'occasione creata sull'asse Valenti Pampano con la sforbiciata di quest'ultimo, che termina sul palo dopo la deviazione dell'estremo difensore ospite. Dopo minuti di calma, la prima frazione si ravviva intorno alla mezz'ora. Pampano, il migliore dei suoi, si invola verso la porta avversaria, ma sul più bello si fa rimontare da Montuori, che mette in corner. Al secondo tentativo dalla bandierina i padroni di casa la sbloccano. Spizzata di Pampano che prolunga la sfera sul secondo palo, dove si materializza Maio che in tuffo di testa batte Carriero. Prima rete per l'attaccante ex Piacenza, che poi va ad esultare con i suoi compagni in panchina. Passa un minuto e i rosso-blu hanno l'occasione per allungare, ma Valenti, dopo una finta in area di rigore, non riesce a chiudere sul primo palo. La regola non scritta del calcio, gol mangiato, gol subito, si abbatte sul Savini. Il Vasto Girardi, evanescente fino a questo momento, riesce a trovare il gol grazie ad una conclusione balistica perfetta di Ruggeri, che trova l'incrocio dei pali. Con gli stessi effettivi del primo tempo, la ripresa inizia subito con un brivido per i tifosi del Savini, che vedono la conclusione di Ruggeri al primo minuto infrangersi sulla traversa con Sciba sulla traiettoria. I molisani non riescono a dare continuità a queste occasioni, anzi si schiacciano troppo e capitolano al quarto d'ora, quando Maio si destreggia bene in aria e serve l'inserimento di Valenti, il quale di piatto trafigge Carriero sul primo palo. Secondo gol stagionale per l'ex attaccante del Matelica. Due giri di lancette e Blando ha tra i piedi la palla del doppio vantaggio, ma la bordata dalla distanza esalta il portiere, che mette in corner. Tris che il notaresco trova a metà della seconda frazione. Buono il fraseggio sull'out di destra tra Valenti e Sorrini, il pallone in area di rigore e la chiusura sul primo palo di Petruzzi, da sudamericano vero, gioia incontenibile per il calciatore nativo di Buenos Aires. La ripresa è un monologo rosso-blu, con il notaresco che fa le prove con il quarto gol al 34esimo, bene l'asse Marchionni Maio con quest'ultimo che si fa murare da Carriero. Il poker però è rimandato di qualche secondo, quando Maio dall'interno dell'area di rigore riesce a mettere la sfera all'angolino alla sinistra del portiere. La gara scivola via tra la girandola di cambi dei due allenatori e dopo 5 minuti di recupero il direttore di gara decreta la fine delle ostilità. Per il notaresco, terza vittoria consecutiva che permette alla formazione di Massimo Epifani di raggiungere quota 9 in classifica ed agguantare il nutrito gruppo di formazioni che guida ora il girone F di Serie D. Sono contento perché venivamo da due partite fa in casa, avevamo fatto malissimo, da lì ci siamo parlati, abbiamo migliorato molte cose, oltre al fatto che oggi abbiamo fatto una grande gara dal primo minuto. La condizione fisica inizia a crescere, la qualità di questa squadra non ho nessun dubbio. Quindi sono felice, perché sono contento anche dell'andamento della gara, di prendere il gol dell'1-1 il primo tempo, rientrare con 1-1 magari che non meritavi. Il secondo tempo siamo rientrati molto subito in partita, alla grande, abbiamo fatto un grande secondo tempo, al cospetto di una squadra che secondo me è una buona squadra, e quindi il risultato vale doppio. C'è da migliorare qualcosa al centrocampo, ecco, dare un po' più di forza, di gamba a questo centrocampo che a volte sembra un po' troppo lento. Ma no, è il modo anche di giocare. Piano piano abbiamo la conoscenza generale dei compagni di squadra, la conoscenza della squadra, piano piano cresce. E abbiamo fatto delle grandi trame di gioco, siamo arrivati sul fondo tante volte, abbiamo tirato tante volte in porta, e logico, si può migliorare tutto. Oggi avevamo fuori due giocatori del calibro di Massetti e Loviso, che sono due centrocampisti che ci daranno sicuramente una grossa mano, però la cosa che
mi inorgoglisce e mi fa piacere il fatto della crescita del gruppo, perché poi chi è entrato benissimo, anche in un risultato di 3-1, quindi sono contento di tutti quanti. Questa è la strada da proseguire. Abbiamo affrontato una squadra forte, candidata a vincere il campionato. Secondo me abbiamo, fino al 2-1, 3-1 che abbiamo regalato completamente, secondo me eravamo in partita e anche bene. Abbiamo impostato la partita sapendo che di prenderci dei rischi, perché secondo me se viene a Notaresco una squadra giovane come la nostra a imbottigliarsi nella propria metà campo, perdi. Allora abbiamo cercato comunque di giocarci la partita a viso aperto. Secondo me per tanti motivi siamo stati anche, abbiamo interpretato anche bene per tante cose. È normale che poi è uscita a volte la qualità loro che è elevata, la fisicità loro che è elevata. Dispiace soltanto averla consegnata la partita, perché il 2-1 è una, da farola tra le nostre, una stupidaggine, un errore che ci stanno nella nostra squadra. Sono errori normali che ci possono stare, sicuramente da curare e da evitare. E poi ripeto, è un peccato, perché dopo, quando siamo stati costretti a scoprirci un po', abbiamo rischiato, tant'è abbiamo preso il terzo e il quarto gol che hanno chiuso la partita. Il CAI fa parte del passato, fa assolutamente parte del passato, altri giocatori bravi. Io rimango molto, molto sereno e convinto che lavorando così e continuando con questa attenzione, eliminando ovviamente gli errori che abbiamo fatto oggi, io credo che possiamo centrare l'obiettivo finale, che per noi sarà molto difficile.